più preso dal lapis, fa sempre wa. È vero, wa! È vero. È proprio lui. Secondo me non è lo streamer. Boh. No, sono io, tranquillo, sono io. Sei un IA, non credo. Il mio PC preferito è rimane Pelgard. Pelgard, anche lui è figo. Anche lui è figo. Anche lui è molto figo, Pelgard. Non so come si pronuncia bene comunque Pelgard. Fai il fa del boss. Raga, ora finiamo la tower, ci vuole 2 secondi. Sono tutti felici da fare automatica e poi... Se la fai il boss. Il tempo c'è. Senti, mi sa che stasera vengo in pizzeria, che domani sono a cena fuori e non posso. Ken, va benissimo, figurati, io sono lì. Fissa la pizza se vuoi venire. Pensa bene a quello che vuoi, perché stasera ci sono già alcuni ordini fissati. Nel senso, non fare come l'ultima volta che... Come l'ultima volta, però non fare come altre volte che prendi la pizza a piatto, non vedi che non ti basta e poi, oh, mi dai altri 4 pezzi di pizza lì sopra? Magari se li vuoi pensaci prima in partenza. Io penso che Ken sia l'unica persona sotto i 20 anni che è venuto in pizzeria e ha mangiato 10 pezzi di pizza da solo. Nemmeno io, regà, io arrivo a malapena a 6. Lui 10, che è un terzo di me. Io voglio capire come. Come? Ken, ma sai tanto cosa, vabbè. Ma può prendere quello che vuoi, non, per me può prendere anche 3 pezzi di pizza e finire. Però, ti dico, no, se poi, metti caso, finiscono le teglie, e mercoledì sicuramente non succede, però... Pensaci prima e fai un ordine unico, perché poi metti caso, hai ancora fame, arriva quello, oh, mi fai 3 teglie, finiscono tutte e te non mangi più nulla. Io te lo dico per quello, te lo dico per te, poi fai te, a me non mi cambia nulla. Ora, 2 pizze sarebbe da te, magari non prendere 2 mie, perché 2 mie non le reggi, è impossibile e ti senti male di sicuro. Quindi no, massimo pigli 2 pizze leggere. 2 tonde cotte Ken, no, Ken, dai, non, cioè, Ken, con calma. Cioè, non ce la puoi fare, dai. Ken, 2 pizze, io non ce la fo io. Io arrivo a 1:30, ma esagerare, cioè, ti fai del male, cioè. Io lo dico per te, poi se devo mangiare a me, ti ripeto, non mi calma un cazzo, Però, insomma, lo dico per te. Leo, mangi poco. Ma io non mangio tanto, raga. Cioè, io... Il mio difetto non è il... Madonna, te mangio a tavola, mi fermo un secondo. Ken ve lo può dire. Al sushi ho mangiato la metà di lui, Cioè... Io non mangio tanto. Il mio difetto, anche al tempo, è sempre stato che... Speluzzico spesso durante la giornata. Mi alzo, voilà, cappo 3 biscotti, ho fame, mangio, alle 6 mangio, alle 7 mangio. Cioè, quello è il mio difetto, non è che ho uno stomaco così. Il mio difetto è quello. No, Fili, che cazzo so? I 2 Demon King che non possono esistere nel mondo perché il mondo li rifiuta? Che cazzo so io? Cioè... Guarda che io solitamente quando vado dai miei nonni 2 pizze così le prendo sempre. Sono leggermente più piccole ma le mangio. Sì, ma magari non le prendi cotte e porcine, le prendi più leggere. Vabbè, comunque, Ken, pensaci te, chiama in pizzeria e fissa. Ti ripeto, fissa che ti pare, non ti devi sentire costretto perché ti ho detto... Ah, pensaci prima. Prendi quello che ti senti, puoi prendere anche mezza pizza, cioè... La baby, puoi prendere quello che vuoi. 2 pizze vai! Vabbè, magari piglia le diverse, 2 cotte e porcini. Stuccano dopo un po', cioè... La seconda più leggera, magari. Basta, non ti do più consigli, ti ho avvertito. Fidati non ti costringere a bere con lui. No, io non bevo un pizzeria. L'unica cosa che bevo è l'acqua in pizzeria. E ho capito, Scorpio, però che cazzo, cioè, veramente... Allo stomaco che, boh, c'ha un buco nero dentro, non si sa. Cioè, appena angoia fa... Sparisce, come funziona?
Così, se ti mangi due pizze cotte funghi e le finisci, le paga Leonast B. Io ti dico col grande cazzo, proprio così, col cazzo proprio. Veramente no, assolutamente no. Ho detto assolutamente no, quindi. E magari, visto che hai due pizze, fissa un quarto all'otto, fissa. Perché a un quarto all'otto arrivi, ti mangi la prima e all'otto ti mangi la seconda. Se no, ci fai le 7 di domani, lì ci fai. Che poi la seconda sarebbe l'orario a cui la prendi sempre. 7:30, vieni? Voglia. No, ma io per te è più che altro, perché sicuro le due pizze non te le fa insieme, te le fa una volta, se no la seconda è fredda. Stasera allora stupirai ancora di più mia madre, perché la mamma tutte le volte dice: ma ce la fa a mangiarla? E Ken è lì che gli dice: eh? Volevi! Comunque, raga, volevo dirvi una cosa. E sono serio. Sono serio. Non ve ne parlerò più, lo dirò solo ora. E non sto scherzando. Ma no, che sono incinta? Ma che vuol dire sono incinta? Ma di chi? Di un panino con salame e rucola? Ma di sono incinta? Ma io veramente non boh. No, comunque. Comunque. Siamo morti, sta parentesi, non vorrei dire, ma. Sto per comprare. Non vi dirò quando. Ve lo dico ora e basta, poi non ve lo dirò più. Ok? Una delle carte più costose della terra. Messa così un po' troppo. La prossima volta che ne parleremo sarà quando ve la mostrerò. Ok? Ed è questa. Aspettate, eh. Allora. Bruttissima, devo farla vedere. Siete pronti? Regà, davvero non sto scherzando questa volta è seria la cosa. Non sto scherzando. Però non vi dirò niente, magari la compro fra un anno. Ok, più di così si può fare. Si vince per forza, dai. Zad, tanta chiffa di merda. Comunque non ho capito perché non si possa giocare di capitale se sono team. Perché vengono contati come lotti su PG, essenzialmente. Perché entrambi sono il corpo di Zeldris. Questo è un po' il soldone tutto fare della cosa. No, voglio DK, raga, io ho un feeling maggiore col DK. Ho un feeling maggiore col DK, ragazzi. E andiamo proprio di doppia wheel, me ne frega un cazzo. Tipo la wheel, scusate. Sono grosse scimmie entrambi. Era così semplice, era. Io con umani giocavo. Ah, tra l'altro, scusami, Natsu, grazie per la sub dei 5 mesi, scusami. Ti ho completamente ignorato, ma ero a fare il mega dialogo. Grazie mille per 5 mesi. Bentornato, davvero. Grazie mille. Scusami, ma ero in preda al parlare. Dai, fuori un po'. Vabbè, Mel Demon King, no sense, ragazzi. Poi, ragazzi, se la pensate in modo diverso, anche voi ditemelo in chat. Però, ecco, preferisco che mi veniate qua in live anche a dire la vostra, che magari è l'opposto della mia, ma che almeno me lo dite in faccia e se ne parla in modo tranquillo. Non che andate nei gruppi Discord, dove ha sentito Leonas che ha detto in live questa cosa e poi mi prendete per il culo dietro. No, ditemelo qui.
cerchiamo di fare persone mature, poi ci si prova, è una cosa che non si leverà mai dal mondo, grandissimo purtroppo, ma esisterà sempre gente che fa così. No, lo Scorpio. Beh, in PvE, in PvP dipende, dai, dipende. No, Scorpio, ma a parte che mi dissocio, ma poi non c'entra nulla. Ognuno è libero di avere il proprio parere, di dire a me questa cosa non mi è piaciuta. Però mi piacerebbe anche che mi spiegassi il perché, non che dici... E che comunque tu avessi voglia di instaurare un dialogo e di migliorare, perché magari poi si può aggiustare la cosa e leggere e farla diventare per bene, no? Invece no, si critica e semplicemente non si partecipa e si piglia per il culo e basta. Questa è un po' la cosa che mi dà un po' fastidio, ma ripeto, c'è sempre stata, non si leverà mai dal mondo questa cosa. Ed è un peccato.